Avi! Perché siamo vestite così? Sicuramente è opera di Artemisia. Artemisia? Chi è Artemisia? Raccontano i nonni che tanto tempo fa qui viveva una strega cattiva che si divertiva a fare brutti scherzi, come per esempio trasformare il vino in acqua o bruciare i campi di grano. Però aveva un punto debole. Era golosa di uva fragola e obbligava gli agricoltori a coltivarla per poi mangiarsela di notte con le sue amiche streghe. Stanchi di tutte queste vessazioni, gli abitanti di Caotto fecero una grande catasta di legna e nascosero al suo interno una grande cesta di uva fragola. Così, quando la strega si avvicinò in un baleno, gli abitanti accesero il fuoco bruciandola tra le fiamme. La strega, però, fece in tempo a fare l'ultimo incantesimo. Si trasformò in una povolata, in un pioppo, nascondendosi tra le sue radici. Per un po' di tempo la strega continuò a fare dispetti e malefici, ma ben presto si stancò della sua solitudine e divenne sempre più gentile. Chissà se con il passare degli anni la vecchia strega si è trasformata in una fata gentile. Di certo oggi al centro di Caodda abbiamo questo splendido e secolare esemplare di pioppo. È davvero magnifico e intravedo anche alcuni nidi di uccelli. La pace è davvero fatta. Chissà se sono stati gli uccelli che nidificavano su quest'albero a ispirare Ettore Arrigoni degli Oddi. Ettore Arrigone degli Oddi? Un nome nobile! Sì, il conte nacque qui nel 1867 e divenne il più accreditato ornitologo italiano. Anzi, è considerato il padre dell'ornitologia italiana. Pubblicò oltre 200 libri e saggi. È la maestosa villa padronale degli Oddi a dare la denominazione a questa frazione di Monselice. La villa che vediamo oggi fu costruita agli inizi dell'Ottocento sui resti dell'antico castello di famiglia ed è inserita in un grande parco. Fa sempre parte del complesso della villa anche questa chiesa. Nel 600 qui a Caoddo c'erano due chiese, quella di San Giovanni Battista annessa alla villa degli Oddi e quella di Sant'Antonio di Padova, oratorio della famiglia Capodivacca. Fu il culto di Sant'Antonio a imporsi e oggi la chiesa di questa frazione è intitolata al Santo Taumaturgo di Padova. Sant'Antonio è famoso in tutto il mondo. Già, pensa che qui passa proprio il cammino di Sant'Antonio. Un cammino che si snoda per oltre 400 chilometri unendo centri di spiritualità e di fede legati a Sant'Antonio. E a proposito di Sant'Antonio, lo sai che era coetaneo di Zelino III da Romano? Il terribile, ancora lui! Sì, proprio lui. Ma con Sant'Antonio non fu per niente terribile, anzi, lo fece allontanare gentilmente dalle sue guardie. Purtroppo però la stessa sorte non toccò ai poveri Araldo e Monte. Araldo e Monte?
Araldo e Monte facevano parte della nobile famiglia dei Damonselice. Sono passati alla storia per aver tentato di assassinare Ezzelino. Appena i due fratelli, che erano stati accusati di tradimento, si trovarono faccia a faccia con Ezzelino, Monte, pazzo di rabbia, gli si lanciò contro, ma non trovando il pugnale di Ezzelino nella fodera, dove avrebbe dovuto essere, tentò di soffocarlo. Una guardia di Ezzelino sguainò la spada e trafisse Monte. Ma questo Ezzelino era pure fortunato. Eh già, riuscì a rimanere in sella e governare queste terre per circa 20 anni. Però guardiamo il lato positivo. Oggi possiamo ammirare possenti fortezze, affascinanti cinte murarie e splendidi castelli eretti durante la sua dominazione. Tanti castelli, tanti principi, chissà quanti bei principi azzurri da queste parti. Che ne dici se adesso ce ne torniamo a casa percorrendo il cammino? Con piacere. Non ci credo. Quello potrebbe essere... Penso di sì. Seguiamolo.